Sabato vi aspetto in Fiera Verona, papà, però chi non viene è un... Non lo so che cos'è, però venite. Entriamo, raga. Ci fa capire la retta, via. Vai, dove dobbiamo andare, Giunco? Giulio, cosa dice il Giunco? Ci ha indicato il Giunco di andare in autogrill. Allora, io vorrei un grandissimo McBacon con il tè alla pesca grande. E tu, Giunco? Va bene. Il primo fail. Giunco vorrebbe dei McNuggets. Giunco è lui, eh. Tutti mangiate McNuggets. Sì, il menù. Ma ha capito che è Giunco. Il signor Giunco, mo si incazza. Giunco mangia con noi. Certo. Ok, povera ragazzina. Ok. Smettila di prendere il mio Giunco. Il signor Giunco. Il signor Giunco. Sono io che finisco in carcere se scoprono che manca il Giunco stasera. L'hai fatto tu. Il Giunco ha deciso di mettersi al tavolo alto perché lì era troppo basso, così si è posizionato precisamente qui. Mi è nata l'idea di chiamare l'autogrill per parlarmi al telefono. Ah, e quindi tu hai pensato di chiamare, cioè tu hai visto la mia storia, giusto? Il mio tag del post e hai cercato il numero dell'autogrill su internet. Allora Ornella, perché sto registrando un video, Ornella. Ti saluta il signor Giunco, Ornella. Ah, Ornella saluta il signor Giunco. Ciao amore, ti mando un bacio. Ciao piccola. Sì. Ma piano, Sabi, piano, è delicato. Sai che poi... Sì, sta mangiando. Occhio che fa indigestione. Oh, piano, piano, piccolo. Non Giulio, prendilo da dietro. Giulio. Sto mangiando. Salvo. Il signor Giunco, dopo aver aperto il suo account Instagram, si è rotto. Adesso lo stiamo portando in ospedale a cercare di rimediare a questo grave danno. Tra poco siamo arrivati a Modena. È tipo le due, non lo so, le 2 del mattino e vogliamo piangere o i crampi al sedere. Buongiorno Giulio. Ciao. Sono Hai visto che il signor Giunco si è aggiustato? Sì. Grande. Ora paghiamo. Ok, te lo tieni insieme ora. Esatto. E tra poco si parte per Genova, quanta voglia hai di guidare? Guarda le mie occhiaie. Le che belle borse, sono Louis Vuitton. Louis Vuitton, una è Gucci, l'altra è Louis Vuitton. Wow. Guardate chi abbiamo trovato a Genova! Le patatine! No, la mamma di Sasha che è lì con il signor Giunco. Si sono conosciuti, è il primo VIP che ha conosciuto il signor Giunco, è la mamma di Sasha. Siamo arrivati e stiamo mangiando dove ci ha portato lei. Lei però non ha mangiato perché ha mangiato a casa dei suoi genitori. Io mi sono mangiata un hot dog al pollo con la cipolla. Ricky è un pelato. Andre si è preso 2 panini. Sei fuori fuoco? 2? No, non è assolutamente vero. E Giulio è bellissimo. Iscrivetevi al suo canale. Ecco, mangia la patatina. È stato un viaggio infinito. Ragazzi, cioè, Ricky, commentami questa nord-sud Italia che stiamo facendo da 2 giorni. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Tra poco andremo alla Mondadori. Saranno sicuramente un po' di personcine. E ci vediamo tra poco. Esco con le mie patatine. E adesso devo caricare i miliardi di pacchi di Scottex. Un po' li stiamo già mettendo. Ricky non vedeva l'ora di caricare questo Scottex. Questo tuo video la mia faccia sarà sempre questa. Aggiornamento tra poco. Mi date un flash? Non ti do il mio telefono, lì cade il telefono. Sto registrando. No, non ti... è caduto giù con il buco. Come fa? Perché in pratica c'erano un sacco di Scottex e io l'ho preso con la gamba e ho detto no, l'ho rotto, invece non l'ho rotto, l'ho fatto cadere e sto piangendo. Fu così che Giunco cadde nell'oblio. Ma c'è ancora lui. È rimasto solo questo. È il baby Giunco. Lui è il baby Giunco. No. Devi cambiare il nome adesso, sai. E niente, il profilo chiuderà. Ha perso il profilo Instagram. Ha perso la crocchetta. Se avessi avuto la crocchetta si sarebbe fermato. È il destino.
l'essere crudele ti sta pagando. Dici che lo recuperi. Come posso fare per chiamarlo? Io, guarda, allora Sally, se tu chiami l'ascensorista, io ti supplico. Non ti chiedo nient'altro nella vita. Dimmi di essere qua quando chiamerai il tipo. E capirà che tu hai chiamato l'ascensorista per un bastone. Un bastone! Dove lo prendo? Il numero. L'ascensorista. Facile. Sabrina, c'è mi viene da piangere. Avrete presto una vita su Giunco, c'è su tutto l'altro pezzo. Il buco dello zono. Meglio, un quadro giù. No, con la videocamera, col flare. Eravamo arrivati. Sabri, alzati lì. Basta, è finita. Sabrina. È andato. Giunco è morto. Ciao Giunco. Dove siamo? Pronto? Sì, a me è caduta una cosa importante nel buco dell'ascensore e ho visto che c'era il vostro numero sulla placchettina dell'ascensore. Volevo sapere come era possibile recuperarla. Allora, l'urgenza costa 45 euro, okay. Altrimenti dovete aspettare la prossima manutenzione, tipo dire dove mi dà un attimo solo. Sì. Non ci credo. E Giunco, rimetta! Arrivo. Sì, nessun problema. Ok, allora, per la segnalazione dovete fare questo numero. Mi chiedo scusa, deve sì. Fare lo 02. Sì, 71. Va bene, la ringrazio, chiamo questo numero. Nulla, grazie. Ma 45 euro onesto. Ma che riesco a fare? Bastone. Ma cosa, scusa, è Giunco? Grazie. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. A me è caduta una cosa nel buco dell'ascensore, ho chiamato il numero che c'era dentro nella placchetta per recuperarla. Sì? E com'è possibile per farlo? Ma che scala è? Ma lei ha bisogno con urgenza che venga... Dipende quanto è l'urgenza, nel senso se è un giorno, due giorni o tra una settimana. Va bene, grazie mille, buona giornata. Scusa Giunco, non puoi rimanere lì, 45 euro mi costa. Ti ha chiamato signora vecchia. Uso i tuoi 45 euro per prendere Giunco, mica utilizzo i miei. Allora in pratica, vabbè, il telefono che magari è caduto un telefono. Cosa è successo? È successo che, come avrete visto, mi è caduto Giunco nel buco. Ma cosa sta facendo? Ah, il piffol. Che schifo! Mi è caduto Giunco nel buco dell'ascensore. E così ho dovuto chiamare il tipo per organizzare l'appuntamento per andarmelo a prendere. Però tipo, non me la sento di dire, cioè, di far uscire il tipo per un bastoncino. Così ho pensato di buttargli dentro qualcosa, tipo delle chiavi. Non è un bastoncino, è Giunco. Esatto! E ho di buttare dentro una maglietta e dire che è una cosa molto importante. Perché poi quando arriva il tipo mi dice non c'è niente, c'è solo un bastoncino. E io gli dico... sì, è Giunco. Cioè, ma magari dici all'amministratore di condominio che sono una psicopatica e quindi non vorrei prendermi tutto il condominio che pensa che ho dei problemi. E quindi adesso stavo pensando di buttarci dentro qualcosa. Quindi appena mi richiamano e mi dicono quando è l'intervento, io poi ci butto dentro qualcosa e faccio finta di niente. Oh, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Raga, raga. Arrivando qualcuno, non facciamo quelli che... Sì, tutto ok, andiamo. Scusa, non è, è che... Dovete fare le vostre cose. No, è che abbiamo trovato il nostro bastoncino perso. Il vostro? Giunco, ti presento il signor Giunco. No, non sono il bastone.
E quindi dopo aver visto queste clip è lui ufficialmente il più forte. We are the champions. Sapete qual è il problema? Il problema è che domani alle 9 di mattina mi suonerà il citofono perché arriverà l'ascensorista per aprirmi l'ascensore e tirarmi fuori il bastoncino. E io che cosa gli dico? Che cosa faccio? Non saprei proprio che cosa inventarmi. È il nostro Giunco, yeah yeah.